Ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Il mio carissimo dottore, il mio carissimo Fido, dottor Adimer. Buonasera, lei, dottore. Buonasera maestro, buonasera. Tutto Tutto bene? perfetto, tutto perfetto. Lei invece? Tutto bene, grazie, dottore. Meno male che appunto da lei un bel temporale qui in Sardegna invece si muore. Allora, Adimer, presentiamo il nostro ospite, un battista di eccelso valore, di grande Sì, valore. decisamente. Allora, parliamo di un batterista che ha praticamente 40 anni di carriera, più o meno, siamo Cavolo. a 35 ufficiali almeno. Quindi, sì, è principalmente conosciuto per due progetti principalmente: Dissection e Death Stars, in cui ha militato 5 Yes. anni nei Dissection dal 90 al 95 e Death Stars Perfetto. dalla fondazione del 2000 al 2011. Quindi parliamo di niente poco di meno di Ole Homan. Hello, Ole. Hello. So, How are you guys thank you. tonight? We're doing great. So, once again, thank you for being here. It's a real honor to have you on our channel. It surely is going to be pretty interesting because we were saying that you have like 35 at least years of career as a musician, and we're going to deep dive into that soon. Ok, partiamo con la domanda appunto basica del Calice Nero come presentazione appunto verso lo strumentista, appunto qui Ole. Ole, chi è stato colui che ti ha portato nel mondo batteristico? Quindi chi è stato che ha dato l'input a Ole per suonare la batteria e non un altro strumento? So, who has been the person that the person or the musician or whoever brought you into playing drums, and why drums specifically and not maybe another instrument? Nothing specific, no specific person. I was bored. We're at the community center in Strömstad. I had nothing to do, and there was a big room, music room there that you could hire by the hour. So I spent 10 Swedish crowns, bought me an hour, and sat down and tried out the drums. Couldn't play for shit. So yeah, you sat down there and had some fun. And then two guys walked in and said, we should need this room right now. And I said, no, I hired it. Ah, but we can share. Okay. And they started playing a bass and guitar, and I tried to play with them. And that's my first interaction with these people. I knew who they were, but that later on became Rabbit's Carrot. So that's how actually how it started, the whole drum playing. And so that was it. And I started playing from that on. And I chose the drums because I suck at guitar and I don't have the patience for it. I needed something I could bang on, and drums were perfect. And go caveman mode basically in the beginning at least. So it basically it turns out that your first interaction with the drums has been your first interaction as a band, more or less. That's pretty funny to say the least, because sometimes you hear people saying, yeah, I've spent X years playing that, and then I got into a band. But that's pretty interesting. So I wanted to ask you, so what did you try and play with the others in the beginning? There was Everything an and everything and I sucked, so you had to learn. I couldn't play, a simple 4x4. That was too complicated. So
I sat at school and I sat at everywhere and practiced on my legs and, you know, to get the rhythm of doom, pa, doom, doom, pa. So finally I mastered that and then I moved on. And then I tried some fills and stuff like that. And yeah, I was a quick learner though. So, but I never had any teacher, all self-taught. Mm-hmm. So that was my progress. Ok, praticamente ha detto che di per sé non è stato nulla di specifico che l'ha portato a nessuna persona specifica che l'ha portato a fare a prendere in mano la batteria. Semplicemente nella sua città, Stromstad, all'epoca praticamente c'era una sala musicale, un'aula ricreativa, chiamiamola come vuoi, con tutti gli strumenti musicali, che potevi affittare ad ore. Lui cosa ha fatto? Lui aveva affittato, appunto pagato in corone svedese all'epoca ancora, un po' di tempo in questa sala e ha iniziato a prendere in mano la batteria, perché ha detto sì, la chitarra, il basso sono interessanti, ma non ho pazienza nell'imparare gli strumenti, quindi ha detto io ho bisogno di qualcosa che mi faccia divertire da subito. Ha detto che era una capra all'inizio, ma vabbè, ci sta. Prima interazione con uno strumento, va benissimo così. E quello stesso giorno, ironia della sorte, ha conosciuto quelli che poi sono diventati i membri dei Rabbids Carrot. Quindi praticamente loro sono entrati nella stanza dicendo guarda che adesso tocca a noi. Lui ovviamente ha battibeccato perché gli ha detto no guardate l'ho affittata io, lasciatemela per quanto e alla fine hanno deciso di collaborare, cioè praticamente di condividere la stanza. Avevano chitarra e basso e poi c'era lui e la batteria, hanno fatto praticamente quello che gli andava a genio, non senza nulla di specifico, però ovviamente lui che aveva letteralmente appena preso in mano lo strumento ha detto sì, riuscivo a fare un 4/4 normalissimo, però quando si trattava di roba più complessa non riuscivo. E cosa ha fatto? Dopo questa cosa ha sfruttato ogni momento disponibile non tanto per imparare lo strumento ma per imparare i ritmi, quindi che sia battendo su qualcosa o semplicemente colpendosi sulle gambe, ha praticamente iniziato a prendere confidenza con i ritmi e tutto quello che è, e poi ha iniziato a evolversi con i vari feel, eccetera. Però appunto tutto autodidatta, non c'è stata una persona che l'abbia portato a sé, è stata una predisposizione. Ricordiamo che la band ha fatto 4 demo, suonavano thrash metal se non ricordo male. Prego, a te Adim. Ok, now my question is more about your growing up during all these years basically in the Swedish music scene, and you also going through many different projects of many kinds, many genres, and what has changed between the late 80s, since you started with Rabbids Carrot as well, and more recently, nowadays, even with your latest project, that latest band, Death Stars? Yeah. Yeah, they were a long journey. really long journey. Started with Rabbids Carrot, and started with Sirens Yell. Then I moved on to Rabbids Carrot again. And then Jon got into death metal and started Dissection. And he and Peter came to me and wanted me to play. And I said yes. Mm-hmm. And so that was the start of Dissection. So small town, few musicians, lots of inbreeding. So everybody played with everyone. Jon was in Rabbids Carrot as well for a short while.
But then that was the foundation of Dissection. So started with that, doing the demo where Jung was growling. I'm sure everybody's heard that before he transformed his voice to the later one that we all know and loved. And that was pure death metal with no influences of any melodic stuff. That was, yeah, influences from Nihilist, Dismember, all that, the Swedish scene, so to speak. Okay. And after that, it progressed. When Jan came into the band, he brought his classical influences. We met up, and this was a big impact for both Jon and I when we went to Helvet and met up with Geronimus and started talking and playing music together with him and his ideas, which later transformed into De Mysteries. To this day, the best black album, black metal album ever. But when he played the riffs from that album, Jon was like a sponge, and my jaw was on the floor because it was unheard of. So lots of influences from Euronymous. And you can hear it in lots of our songs on both Somberlain and Storm. So that was a natural progression. So our death metal that we were playing, many say it's black metal, and I say no, it's not black metal. It's death metal. Dissection was always death metal. Yeah, you can hear but, it. Yeah, but with a black end touch. But we did our own thing. And we didn't care, you know, okay, we want this riff here. We don't care that it isn't, you know, death metal, black metal, whatever. We think this sounds cool, so we use it. Mm-hmm. We have lots of progressive stuff in there and mix in some of this, some of that. And it went fine. So, like, if they blend in together greatly, yeah, then who the fuck cares? Exactly. What sounds like what? Yeah. The sound was important. Mm-hmm. So, yeah. That was the Dissection era, and then around 95 there I was dead tired, lots of personal stuff going on. I think they sensed that I wasn't really interested, so they started to trying out Tobbe behind my back. If they come to me and said, Ole, are you really interested in playing? I would say no. Lots of suffering and grief would have just disappeared right there. So when that was a fact that they wanted to replace me, I was happy, good, then I don't have to worry about this shit anymore. I went down and helped Tobbe in the rehearsing room. He said, no, you play it like this, you play it like that, so no hard feelings, nothing. And then I could leave. Took half a year, then I got, you know, interested in playing again, and IT contacted me and wanted me to play in Oftalamia. Mm-hmm. So I did that, starting with a re-recording of A Journey in Darkness, which we put out under the name A Long Journey. Okay. And after that, we recorded Dominion. And then Death Stars was forming in the shadows. Mm-hmm. And I had to nag to Nightmare, please let me play. And he didn't want me to play because he didn't want a drummer, you know, that was so experimental. He wanted a machine. Mm-hmm. And he knew me. I'm not a machine. But I said, at least let me try out and stuff. I will do as you say. So he let me play, in a couple of rehearsals, and it went fine. I could sit on my hands, so to speak, and not, you know, do a drum fill every 2 minutes and be the machine that he wanted. And then, 10 years of Death Stars, and
then I put my music career on the shelf, and here we are now. Mm-hmm. I can see that. I mean, it's interesting that you were talking about Death Stars, like they wanted to be like Machine because okay, they are industrial and and to be fair, seeing that's a drummer behind it, it's kind of strange because it's so methodical that it's great. But I was thinking about also bands such as Fear Factory, for example, that they have this drumming that is basically sounding like a machine. So like, okay, that's not too weird and too unusual, so saying. At least, I guess they started with the with them. Okay, so now we'll go to translate everything, hoping that I won't forget anything or losing track of it all. Okay, praticamente la sua carriera come è iniziata? Praticamente sì, lui dagli inizissimi è stato in un breve periodo con i Rabbids Carrot, poi è entrato nei Sirens Yell, che era un altro progetto appunto con altri membri, siccome la scena di per sé là era piccola, quindi alla fine erano molti membri che giravano tra di loro, non era nulla di nuovo. Sempre un gruppo thrash metal. Esatto, con cui ha registrato appunto tre demo. Sì. Poi, dopo Rabbids Carrot, appunto, siccome i membri erano più o meno quelli, si stanno formando i Dissection. Quindi parliamo del 90. Prima che stavano cercando un batterista e hanno proposto a lui di fare questa cosa. Inizialmente appunto i Dissection sono nati come gruppo death metal, influenze del vecchio panorama svedese, quindi Entombed e tutti i gruppi di quel filone là. E poi tra di loro sono andati all'Elvete, il famoso negozio, quello di Euronymous, e appunto hanno avuto modo di conoscerlo. Mm-hmm. E cosa è successo? Quella volta che sono andati, praticamente hanno iniziato a parlare e ha iniziato Euronymous a suonargli dei giri di quello che poi è diventato The Mysteries, dell'album The Mysteries. Che sì, c'erano moltissime influenze di quello che è thrash, death, quello che è. E John praticamente come la spugna che è, lui ha detto, proprio usato questo termine, ha preso tutto quello che stava ascoltando e ha iniziato man mano a implementarlo in quello che è diventato poi il sound finale dei Dissection, che molti dicono sì, è black, però di per sé loro non si considerano black, non si sono mai considerati come black. E sì, trovi influenze blackened, chiamiamole così, però c'è molta melodia, molta composizione anche classica, molta cura in quelle che sono i giri. Allora non è mai fregato se un giro fosse black o un giro fosse death. Loro mettevano in mezzo, se suonava bene nella struttura della canzone, tenevano, è morta la che sia. La sua carriera nei Dissection è finita nel 95, quindi comunque 5 anni. Sì, confermo. E la cosa è stata un po' ostica, nel senso che lui si era stancato di suonare per quel periodo là, e i Dissection hanno poi cercato di sostituirlo dietro le sue spalle, quindi praticamente stavano facendo provini senza che lui lo sapesse, poi ovviamente l'aveva venuto a sapere, e
E cosa è successo? È venuto fuori che a una certa sono andati da lui e gli hanno chiesto: alla fine, ti interessa essere nel gruppo o no? E lui ha detto no. Secco, dritto per dritto, senza se, senza ma. E praticamente là lui si è tolto un grosso peso dalle spalle, certo, perché così non doveva più non avere a che fare, ma dover interagire riguardo questa cosa. E da là si è... ha dedicato dei mesi a insegnare a quello che poi è diventato il batterista vero e proprio i pezzi, dire sì, ok, ma si suona, le canzoni si suonano così, 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 e basta, tanti cari saluti, poi ci sentiremo. E, sì, comunque parliamo di materiale neanche semplice, perché comunque parliamo di album come Somberlain e Storm, quindi non due capolavori. Due capolavori, ma dal punto di vista musicale molto complessi, quindi comunque c'è voluto un po'. E basta, questa è stata appunto la sua carriera con i Dissection. Poi aveva appunto messo un attimo da parte il progetto di suonare, però poi gli hanno chiesto di entrare negli Oftalamia. Grande gruppo. Questo facevano questo melodic doom, e praticamente con loro ha registrato A Long Journey nel 98 e Dominion, sempre uscito poi nello stesso anno. E appunto, comunque, il primo album che ho citato, A Long Journey, è una riregistrazione del full length che hanno fatto uscire nel 94, quindi era una riregistrazione di un album vecchio. E praticamente cosa è cambiato? Poco poco i titoli, ordine delle canzoni, una traccia è rimasta fuori, nulla di più. E poi è finita appunto nel 98 con loro. Nel 2000 si stavano formando i Death Stars. Inizialmente non volevano avere un batterista, perché appunto loro, facendo industrial, volevano un suono di macchina, di drum machine. Okay. Quindi non erano interessati. Lui ha insistito. E quindi cosa è successo? Per un paio di prove ha provato, hanno visto che andava bene, Ole gli ha detto, ok, voi ditemi cosa devo fare, io lo faccio, non farò robe fill, ultra, cose, faccio quello che serve, quello che viene richiesto. E appunto questa carriera poi è durata per 10 anni, praticamente fino al 2010. Okay. E da là poi ha, per quanto ironico possa essere, dir così, appeso la batteria al chiodo. Cioè, nel senso che poi da là non ha più suonato in gruppi. Ha chiuso i battenti. Dopo Max leggiamo la domanda. Non preoccuparti, non ci dimentichiamo. La domanda che vorrei porre a Ora è questa. Quando uscì appunto Storm of the Light Bane, questo capolavoro allucinante del 1995 sotto la Nuclear Blast, label Teutonica. Se torniamo in quel periodo e andiamo a inglobare un film, un tipo di vestiario e un tipo di colore, inglobandoli all'interno dei fil di batteria, quale fil di batteria o quale track dello stesso album riesce a decifrare questi tre elementi? E quindi praticamente ripetimi le tre cose. Il vestiario. Il vestiario. Sì. Il film e il colore. Okay. Il colore. Un film scelto anche da lui. Ok. So, now we're starting with Storm of the Light Bane question.
which is not regarding the album itself, but it's about your drumming into that release. So if you were going to pick a movie, a piece of clothing, and a color scheme that could represent your drumming, whether it's in a song, an entire song, or just a feel that stayed with you like forever, or that even to this day can be that you consider as memorable about that release, what movie would it be, and what's the track of reference for that? Hard question. A movie that represents Storm of the Light's Bane. For me. never even thought about it in those terms. Did you say, a classic horror movie, Omen, whatever. I say American Pie because I don't know. So, never thought about it. Okay. Because I was personally thinking about like one of the recent movies that came out that's sinister. I don't know whether you've seen it or not. No. It's basically a thriller / horror movie, which is very spiritually induced, because it's about entities and so on. Okay. I like 80s college comedy movies. Okay. So like Animal House, that kind of... Yeah! Porky's. Gimme. My God, it's a while since I've seen that movie. I need to catch up with it. Do it. I mean, I guess that movie that I told you, which has also pretty fucking good soundtrack, because it has... August is the project, the Dark Ambient project. Okay. It's pretty fucking good. So I guess from my point of view, but yeah, we can go on with also the piece of clothing and a color scheme that can represent you as a drummer in that release. Yeah, piece of clothing, yes, of course. The black jeans, the black motorcycle jacket, the classic. The gun belt that everybody was having, you know, the standard outfit for that time. The metal. That sums up that album in the clothing department. What was the third thing? The color scheme. Color scheme. Mm-hmm. Yeah, black, of course. What do you think? Se non esisteva il black, esisteva il viola, ad esempio, potrebbe essere un colore corretto. And if black was not a choice, for example, Maestro is asking, could maybe purple be a choice? Yeah, but the color schemes of both our album covers, I think, sums up dissection, because it's coldness. Dissection for me was cold. Both in lyrics and in music. I think both covers represent dissection very well. Mm-hmm. Okay. Allora, praticamente, per quanto riguarda il film, tanto non aveva mai pensato a un film che potesse eventualmente descrivere o Dissection o l'album in questione. E ha detto, e là abbiamo iniziato un po' a, fammi passare il termine, a sparare stronzate, nel senso che stavamo cercando di capire quale potesse essere un film. Lui diceva potrebbe essere addirittura American Pie, per quanto gli viene. E appunto io avevo parlato del film Sinister, perché comunque è un film molto molto tetro, molto figo, non so, no,
Sì, molto sul riguardo le entità, quindi su quel qualcosa che c'è, non c'è. Poi appunto anche la colonna sonora in sé col progetto Agast, che è Dark Ambient dalla Norvegia. Ok. E con tante leggende in merito, quindi in un altro momento ne parleremo. Addirittura, e questa era stata diciamo, la conversazione, quella un po' più seria. E poi è venuto fuori che a lui interessano principalmente i film, quelli tipo i film collegiali anni 80, quindi tipo Ah, stavamo ok. parlando di di Animal House, Ah. tutti quei film, diciamo così, idioti, ma che idioti non sono. Ok. E poi cos'altro? Sì, e questo per quanto riguarda la questione film, nel senso che non gli è venuta effettivamente in mente una risposta che potesse essere utile. Per quanto riguarda la questione degli abiti, risposta molto diretta, ha detto jeans neri, giacca da motociclista, quindi classico stile metallaro anni 90. Quindi senza troppo girarci attorno con la cintura di proiettili, quelle robe là. E per quanto riguarda lo schema di colori, lui ha detto nero inizialmente, però poi ha aggiunto che di per sé tutto quello che riguarda gli artwork sia di Somberlain che Storm rappresentano le section, quindi schema Ok. blu astro, perché per quanto riguarda lui, il gruppo ha un sound freddo, ha dei testi, diciamo così, freddi, glaciali, quindi quei colori là sono quelli adatti per definire il Quelli progetto, quelli delle ok. copertine. Questa è la domanda di Mr. Max in sovraimpressione. Ecco qua. Cosa ne pensa dell'album Rain Chaos? È stata una delusione per molti fan perché tutti si aspettavano un album di alto livello come Storm, a livello di riff e la batteria molto soft e piatta. Cosa ne pensa lui di quest'album? Ok, Domanda so spinosa. Maxi is asking a kind of a dodgy question in a way, but it's you about a dissection fan instead of a musician. Max is asking, what do you think about the Rain Chaos album? I think it's fantastic. Okay. It's not a typical dissection album because it doesn't sound like the old dissection, but as an album, it is a masterpiece. Lyric-wise, it's great. Music-wise, it's a couple of those songs. I play them on a weekly basis still. First time I heard Mahakali, I was blown away. I heard it the first time when we played with them in Stockholm on the reunion concert. Okay. I heard bits and pieces of the album before in the studio when I visited when they were recording, when Jon was alone in the studio with Emil, and I heard some pieces here and there. Of course, I couldn't, make an estimate when I sat there and just heard, that. But I heard that this is different. And then when the album hit, it took me a couple of listens to say, what the fuck is he doing? And then it dawned on me how good it was. And then, it's still rolling here. I love that album. I think the same about that as well, because yeah, the band has been out for basically 10 years almost when that album has been recorded and released. So I can see why people were expecting something different.
because Max was saying that, yeah, that most fans got quote unquote deluded by it because of what you said, that it doesn't sound like all the section. And I guess that's good because I mean, that's how evolving is as a musician. So yeah, that's true. You know, many say he should have changed the name or whatever, but I don't think he should. He changed members. He changed. He changed a lot of things on a personal basis and all that stuff, and the band had to follow. So I think in a good way that he didn't try to replicate himself. He made everything new, including the music. As I said, I think it's a great album, and the people can say what the fuck they want. Brutal truth. Yeah. It's honest. Brutal truth. Allora, praticamente ha detto che lui ha adorato quell'album. Cioè che ci sono un paio di canzoni che ha suonato per settimane lui da quando è uscito. E, tipo Makali l'ha sentita quando l'hanno suonata allo show di Reunion, quando hanno suonato assieme, ed è rimasto sconvolto. Poi aveva avuto la fortuna, per carità, di riuscire a sentire in studio determinate canzoni. Quindi sì, là sul momento magari appunto lui può dire quello che vuole. Però appunto c'erano Jon e c'era anche Emil. E cosa è successo? Da là ha realizzato cosa ci fosse effettivamente dietro a tutto quanto. Ed è rimasto sconvolto, nel senso che musicalmente, dal punto di vista lirico, è su tutto un altro livello. Nel senso che sì, non è assolutamente un album come i vecchi di Section, assolutamente. E appunto stavo commentando questa cosa, nel senso che dopo praticamente quasi 10 anni da quando il progetto si è sciolto a quando si sono riformati, sì, ok, c'è Jon che manda avanti tutto l'aspetto musica, ha cambiato membri, ha cambiato un sacco di robe dal punto di vista personale, però è anche vero che dal punto di vista evolutivo è quello che succede ai musicisti, cioè che sì, lui ha detto i fan posso dire che cazzo vogliono in merito, però appunto è il musicista che fa la musica, non l'ascoltatore. Non ha detto esattamente queste parole, ma appunto il concetto che ha fatto passare è questo. Perché è un disco che è stato amato e odiato allo stesso tempo. Mm-hmm. 50-50. Prego a te la prossima domanda, Dimer. Ok, now I'm going to ask you about your end with Death Stars and what brought you to basically quit music. Can I ask you what brought you to say, okay, I'm quitting playing the drums, I'm quitting playing music? Yeah, lots of factors. It started actually on tour. My left arm started to act up. I couldn't really hit the snare. There was something wrong. It was almost like my hand got paralyzed. So mid-tour, went to the hospital, and he said I had a tennis elbow, which I obviously had because I've been using my arm wrong. Because of this weird stuff that was going on. So we had to call our friend Oscar in Stockholm and said, are you doing anything? No. Can you come to Germany really fast? He said, yes. So he went on a plane. And
fortunate enough, he had played with Death Stars before, so most of the songs were in his back, but there was a couple of hours rehearsal before shows and stuff like that, so he could fill in for me. So So I went home, got home, and my girlfriend sits me down and say, "You're going to be a father again." And I said, "Okay, so I got a fucked up arm. I have a new kid on the way, and I don't know anything. And also, we just bought a new apartment, so money was needed to get in." Mm-hmm. That's when I really decided to, you know, okay, I can't do this anymore. I have to provide for family, and I have to, you know, pay my rent. And then the talk about the Rammstein tour was coming up. 3 months on tour with Rammstein, you know, the grand prize, really. Full-blown arena tour. And I had to say no because of money. You know, that was the saddest thing I ever had to do. But that's really when I said, okay, if I'm turning down Rammstein, then I might as well not play anything anymore. So out of the band, and then I decided no more fucking drums, provide for kids. That was my priority. Mm-hmm. And it still is. Yeah, of course. Yeah. Families come first, as always. It does. So people have asked over the years, "Oh, can't we just do something fun?" But I know it's not really fun. It's a demo, and then there's a show somewhere, and then all of a sudden you're on a fucking tour bus somewhere, and you're playing for 30 people. No, never again. I mean, as you said, you declined the Rammstein tour, so going back to 30 people's venues. Nope, not gonna happen. Okay, thanks a lot for giving this information out, and also we surely hope the best for you, your arm, your family as well. Yeah. Everything is going great. Okay, now I'm going to translate back what you said. Yes. Okay, praticamente gli ho chiesto dopo Death Stars cosa l'ha portato a smettere di suonare. Ok. E a dire il vero ha detto che è iniziato durante un tour con i Death Star, nel senso che lui ha avuto un problema al braccio sinistro, praticamente era come paralizzato, non riusciva a colpire ad esempio un rullante con abbastanza forza, non riusciva a suonarlo bene. È andato in ospedale durante il tour, gli hanno detto: "Ah sì, guarda, il tuo tenere è andato a farsi fottere", in poche parole. E questo perché tra che è stato autodidatta, tra che negli ultimi concerti con la mano che aveva usava male il braccio. Ok. E quindi ha dovuto interrompere il tour, quantomeno lui. E là praticamente ha chiamato un suo amico, un loro amico Oscar, che è diventato poi il batterista fino al 2017, e gli ha detto: "Ehi, guarda, hai qualcosa da fare?" "No." "Riesci a venire in Germania in tempo zero?" E quindi praticamente nell'arco di qualche ora, essendo poi lui tra l'altro aveva già suonato con i Death Stars, già conosceva qualcosa. E quindi prima dei concerti, 2 ore di prove, e da là poi appunto è diventato il batterista ufficiale fino al 2017. Torna a casa, quindi braccio fatto fottuto. La sua morosa gli dice: "Senti pure, devo dirti una cosa, diventerai di nuovo padre." Quindi, secondo me... grande, bella notizia. Quindi, sì, bella notizia, ma
torni a casa da un tour con un braccio finito, scopri questa cosa, aveva appena comprato per riposare un appartamento, aveva appena comprato un appartamento, quindi cosa è venuto fuori? Ha detto, io devo dare la priorità, giustamente parlando, certo, nessuno di alla famiglia, dare i soldi per ovviamente mantenere i due figli e la casa nuova e la famiglia. Mi ha detto, bene, smetto di suonare. E il colpo di grazia finale gli è, l'ha dato il fatto che stavano parlando con i Death Stars di fare un tour con i Rammstein. Con tutta questa combinazione di cose, lui ha detto, no, guardate, io ho bisogno di soldi, non ce la faccio. E dentro di sé si è detto, beh, che cazzo, se mando a farsi fottere un tour con Rammstein di 3 mesi, tanto vale non suonare più. E così ha fatto. Cioè, letteralmente ha fatto così. E poi... cos'è successo? Sì, molti gli hanno detto, ma perché non fai comunque qualcosa relativo alla musica? Però lui ha detto, non è divertente, nel senso che non gli dà quel piacere che gli darebbe suonare lo strumento. Certo. Sarebbe come quasi un meccanismo di compensazione. E niente, appunto, come dicevamo prima, la priorità alla famiglia, sempre e comunque, e ha smesso, nel senso che non avrebbe neanche più senso tornare a sonicchiare qualcosa con qualche progetto. Poi sì, vedi, inizia a farle le demo, l'album, inizia a suonare in giro, venue di 30 persone, e dopo improvvisamente ti ritrovi in un tour bus. Certo. E stanno scherzando, cioè, hai mandato a fanculo un tour con i Rammstein, perché tornare comunque a quello che era alle venue da 30 persone. Un vero peccato. Sì. Però ci ricordiamo appunto le cose belle che ha fatto Ole, quindi nessuno ce le potrà mai portare via, quello è poco ma sicuro. Ole, il tuo modo di suonare, il tuo modo di creare arte attraverso la batteria non è un'arte semplice, ma un'arte assai anche complessa, come sta dicendo Adimer, appunto, versi dissection. Appunto, questa arte complicata, questa arte particolare, come potrebbe entrare all'interno della parte dell'occulto che c'era all'interno dei dissection? Quindi quelle fasi di buio, luce, ma anche verso il lato del demonio. Okay, so he's asking about your drumming in general, but related to the section as well. How do you think that your drumming style can be reflected into the occultish themes that are talked about in the music and the evil side of dissection? How can it be projected in that? My whole drumming in dissection was based on the song, which is a bit different from most music overall. The music followed the drums. I tried to follow the music. I followed the guitar solos. I especially followed Jun's voice. When he articulated some stuff, I followed with a cymbal smash or whatever, just to give accent to the rest of the music. It's really hard to explain, but I try to, you know, put as you can say, sort of an evil feeling into the drum playing to compensate the song, to accentuate everything. If it wasn't for Dan Svanö, it had been the only drum fills. He said, fucking tone it down. So I did.
It was really hard sometimes, you know, when you said like, you wanted to get more into it. That was my playing style. I wanted the song to be complete with drums. I didn't want, you know, the drums to be a separate instrument. I wanted to be at the part of the rest of the song. So you wanted to basically be not just the freight train that's keeping the song alive, but you wanted to stay in balance with all the other instruments and the vocal sections. Okay. Yes. That's pretty interesting, to be honest, because we were saying that it's complex what you're doing, what you were doing, generally in that band. And it's great to have an insight on how it has been made, like what has been the process behind it, basically. Ok, praticamente lui ha detto che di per sé il suo modo di suonare è influenzato dalla canzone, nel senso che, contrariamente da quello che fanno molti, praticamente lui arrivava, ascoltava le... sì, con un'idea di base ovviamente, arrivava là e praticamente... Se c'erano degli accenti particolari, che sia dalla voce o che sia dagli strumenti, lui praticamente aggiungeva qualcosa in modo da poter dare quel tocco che vada a completare tutto quanto. E ha detto che la cosa, chiamiamola così, divertente nell'insieme è che se non fosse stato per lui sarebbe stato tutto probabilmente Phil, quindi lui ha cercato di dare un po' di meno ma di dare beneficio alla canzone, nel senso che non voleva essere uno strumento che dicevo io un treno che va avanti tutta, ma essere parte integrante e allo stesso livello di musica e voce. Quindi sì, è molto interessante dal mio punto di vista vedere come si arriva alla composizione da questi punti di vista. È per il lato demoniaco che stavo appunto... Sì, per il lato demoniaco dicevo che di per sé appunto questo bilanciare delle cose che appunto tira fuori quella sorta di sentore, perché appunto è tutto l'insieme che lo rende così. Ok, a te l'ultima domanda del canale, appunto il marchio di fabbrica del canale. Siamo giunti ormai alla conclusione. Prego. Ok, now we're going with the latest final question of the channel, which is the typical one that we're doing for closing up the interviews. And the Calice Nero means the black chalice, as you can see over here. There's a chalice. And the question now is, if you need to pour something in that chalice, preferably an alcoholic beverage that's going to like give you the right emotions and feelings that can be perceived while listening to the music you've been a drummer on, what would it be? Vodka. Straight up. Vodka. Very cool, very cool. Yeah. Okay. Invece... Sì. Ah, prego. No, prego. No, vai Alan. Invece se... Ok, la bevanda... E se ci fosse un piatto particolare come gusto, quale sarebbe proprio il piatto perfetto per ricordare i ricordi appunto di Mr. Ole Homan verso la batteria, verso il debutto dello strumento? Ok, now it is converting ourselves in the black dish. And
if you need to instead pick a dish that it can bring you memories of when you first started playing drums in general, what could it be instead? Pizza. Okay. Pizza. Yeah, we had a pizza place 2 minutes away from our rehearsal place. We were there all the time. And also, we raided the kiosk at our rehearsal place and took all the frozen pizzas. So, yeah, pizza, definitely. That's fucking great. Mm. Allora, praticamente ha detto se fosse un piatto pizza. Nel senso che cioè, avevano una pizzeria a 2 minuti dalla loro sala prove dove erano sempre e okay. Ha detto che c'era un chiosco dove appunto loro hanno avuto la brillante idea di, diciamo così, derubarlo di tutte le pizze congelate che avevano da portarsi in sala. Vabbè. Quindi ha detto che quello è l'insieme. Vabbè, è giusto, anche ci sta. Allora, Ole, è stato veramente un onore, un grandissimo piacere. Speriamo di averti una seconda parte in futuro, appunto, quando sarai più libero, perché oggi veramente si è entrati nel mood di Section, cioè in qualcosa di unico, di raro. Quindi, veramente, un abbraccio grandissimo da tutto il Cenero, ti auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita artistica e appunto saluta i due bimbi e dagli un abbraccio appunto a tutto del Calice Nero, ci mancherebbe altro. Ok, so thank you for spending this hour with us, it has been a real honor and if you want to we can do it another time as well, so we can do a part two of this and go more into detail about what has been your career, because we just touched the top of the iceberg. And seriously, thanks again for being here. And we truly wish you all the best in your personal life and also your family, your two kids. And seriously, thanks again for everything. Grazie, guys. Fantastico. Bye bye Ole. Bye bye. Ok ragazzi, allora oggi abbiamo avuto Ole, grandissimo batterista che non rideva assolutamente neanche, cioè rideva, provava a ridere ma non riusciva a ridere, quindi come il classico buon svedese. Abbiamo visto molti assolutamente no, svedesi, norvegesi, finlandesi, Rotten Sound, ti ricordi? Cazzo, cioè a togliere le parole dalla bocca, cazzo, Rotten Sound è stato ripreso veramente unica. Allora grazie mille Anima, noi ci vediamo direttamente domani con i Pessimist, gruppo assolutamente death metal from USA, Kelly McLaughlin che suona all'interno Tim Young, batterista dei Vitro Romance. Ok, anche dei Morbid Angel, è stato anche dei Morbid Angel. Allora, noi concediamo tranquillamente Adimer che si va a riposare perché è stata una giornata tortuosa, molto molto pesante. Lasciamo stare. Ti mando un abbraccio, veramente grandissimo. Grazie mille. Adimer, e grazie ci vediamo mille. Direttamente domani. Ti auguro una buona serata. Ciao Adimer. Ciao. Ok ragazzi, niente, adesso mettiamo la track Ash Death e dopo ci sentiamo per le conclusioni finali. Allora, il progetto Ash Dead, mettiamo la track, 3 minuti e 28, Orion Wars. Buon ascolto. Oh,
Ragazzi, questo era appunto il disc, la track, scusate, di Harsh Death, molto molto interessante, doom metal, Orion War, dall'album appunto Curse of the Witches, uscito nel 2023. Allora ragazzi, oggi abbiamo avuto appunto niente poco di meno che Ole Homan, batterista appunto dei grandissimi Dissection, di Jon Notvid, che peccato che non c'è più, sarebbe stato un onore immenso averlo nel canale. Però abbiamo portato Ole oggi, è stata una delle coste appunto dei capolavori dei Dissection. Ragazzi, grazie a tutti del supporto, grazie a tutti a chi ha seguito la video intervista di oggi. Ricordiamo che domani ritorniamo a trovarti in diretta con appunto i Pessimist. Poi ci sarà anche Domenica, che domani verranno annunciate un batterista e una band, dalle 15-16 il batterista, dalle 17-18 l'arte oscura e poi dalle 21-22 l'intervista che andrà a chiudere questa settimana. Grazie a tutti del costante supporto. Anche agosto il canale andrà in onda, ci sono state già prese degli accordi e tutto, settembre, ottobre anche, poi si lavorerà nel calendario di novembre. E niente ragazzi, buona serata a tutti, il grande spettacolo non si ferma mai, il sacro codice domani è 000, la morte vi renderà libero. Au revoir!